Moka. Il buongiorno alla radio. Allora, sono le 6:22, vi avevo detto, ne approfittiamo per dedicare qualche minuto e accendere una luce su un pezzo di mondo che, soprattutto in questo momento in cui il baricentro delle scelte editoriali è altrove, insomma, è rimasto a lungo in un cono d'ombra. Parliamo di Haiti, che è un paese che ha una storia recente molto tragica. 11 anni fa un terremoto devastante fece lì 230.000 morti, e dove un quadro di grandissime e prolungate tensioni politiche e sociali ha di fatto ridotto allo stremo quello che già era una delle aree più povere del Centro America. Roberto Codazzi è un cooperante che ha vissuto a lungo in Centro America, conosce molto bene Haiti. Su Haiti ha scritto anche un libro che si chiama Il terremoto senza fine, ed è collegato stamattina al telefono con noi. Buongiorno Codazzi, benvenuto. Buongiorno, grazie per l'invito. L'ultima notizia qualche giorno fa riguarda la liberazione, a dire il vero un po' rocambolesca, di un gruppo di missionari americani ostaggio di una delle tante bande criminali che di fatto tengono in ostaggio il paese. Codazzi. Sì, nel 2021 ad Haiti si sono registrate circa un migliaio di persone rapite, una strategia che le bande che stanno controllando il paese utilizzano per autofinanziarsi. A metà ottobre erano stati rapiti 17 missionari nordamericani e tra di loro diversi bambini. Nelle settimane passate prima due, poi tre persone sono state rilasciate, ma proprio qualche giorno fa c'è stata la liberazione degli ultimi 12, che poi hanno raccontato di essere scappati dalla prigionia, aver camminato per una decina di miglia con un neonato di 10 mesi e tre minori. Non è chiaro se questo sia un racconto poi veritiero o se sia una forma un po' per coprire il riscatto che è stato pagato. Se ci sia stato il pagamento di un riscatto. Chi è che governa oggi ad Haiti, Codazzi? Eravamo rimasti al vuoto di potere che era successivo all'omicidio del presidente Jovenel Moïse. Insomma, sono passati 6 mesi, cosa è successo? Sì, ad Haiti ormai sono 2 anni che non c'è un Parlamento, che non ci sono cariche intermedie, sindaci, c'era soltanto il Presidente che appunto il 7 luglio è stato ucciso, non è stato sostituito, al suo posto c'è un primo ministro, Ariel Henry, che è stato nominato 2 settimane dopo l'uccisione del Presidente. In questo periodo sono state cancellate tutti i processi elettorali previsti, quindi le amministrative, le legislative, le elezioni presidenziali e anche un referendum per il cambio della Costituzione. Erano previste durante l'autunno, sono state cancellate ad asta da destinarsi. Allora, abbiamo parlato del Cile, vorrei provare a chiudere su questo punto, Codazzi, l'altro giorno, e di come poi in Sud America sia lecito aspettarsi l'apertura di un ciclo di governi progressisti, così sottolineano anche diversi analisti. L'anno prossimo si vota in Brasile. Ecco, non c'è nessun paese guida, lo dico con un termine legato al mondo di qualche decennio fa, ecco, un paese guida invece in Centro America che è in grado di influenzare, di trascinare politicamente le scelte di quell'area. Durante gli ultimi anni c'è stato un tentativo prima della parte del Venezuela di Chavez e di Maduro, sì, e contemporaneamente del Brasile di Lula di avere in qualche modo influenza diretta su Haiti. Caduti questi due leader, Haiti è stata dimenticata dall'America Latina. Solo recentemente ci sono state delle riunioni tra i presidenti della Repubblica Dominicana, Panama e Costa Rica per cercare di riportare il tema nell'agenda del continente, ma l'influenza degli Stati Uniti, della Francia, dell'Unione Europea è stata molto maggiore da Haiti, proprio perché da Haiti si interviene dal punto di vista economico, per cui chi riesce a mettere più aiuti economici, più influenza riesce poi a portare sul paese. Allora, Roberto Codazzi, grazie per averci raccontato qualcosa di più di quello che succede ad Haiti, dove ogni tanto anche noi perdiamo il filo del racconto e ci sembra appunto utile provare a tenere una luce accesa su quel mondo. Grazie ancora, buona giornata.